piacere e un onore essere qui. Antonella appena mi ha chiesto di essere presente, ho accettato subito con grande entusiasmo. Questa sera presentiamo ben due libri, Ali vive e Attimi, puzzle della vita. Io però vorrei lasciare subito la parola, vorrei introdurre ovviamente la poetessa Antonella Ronzulli, vorrei insomma accoglierla con un applauso. Questi sentimenti di dolore, di rabbia, mi stavano
c'è stato un incontro. Io dico sempre che ho incontrato la poesia, ma è la poesia che è venuta a cercarmi, la poesia mi ha curata. Io ho visto che questi sentimenti di gioia, di rabbia, che non è un momento, non era mai uguale all'altro, ho cominciato a scrivere, a metterli sulla carta, e più lo facevo e più io ritrovavo la forza. E infatti dico sempre che la poesia è stata la mia medicina e la mia cura. Ho passato 2 anni tremendi, all'inizio proprio una cosa terribile, e poi ce l'ho fatta. Il libro mi ha aiutato e ho ripreso a volare. Riprendendo a volare è nato il titolo del libro. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza mio marito. E l'ultima scrittura del libro è dedicata a lui, perché non ci sarebbe stato medico, medicina, cura, nulla se non avessi avuto lui vicino, perché la mia forza è stata lui. No, direi che insomma, le tue parole sono veramente sincere e la perfetta sintesi di quello che hai vissuto. Le tue poesie spiegano perfettamente ciò che hai vissuto. E mi permetto di aggiungere che questo periodo ha dato poi il via, no, a una nuova composizione. Appena uscita, Attimi, vogliamo citarlo completamente, Il puzzle della vita, ed è una sorta di concept scritto a più mani. Ecco, anche da questo elemento si desume la generosità di Antonella. Io non voglio fare un'apologia, però facendo il giornalista e facendo anche lo scrittore so benissimo che tipo di dinamiche e di meccanismi talvolta si innescano, cioè di cercare di accentrare tutto su di sé, sulla propria persona, su quello che si scrive. Nel mio primo libro ho scritto: adoro le persone che sanno dare senza per forza richiedere qualcosa in cambio. Non voglio dire che oggi di belle persone ce ne siano poche, no, ce ne sono tantissime, si possono scoprire in tanti frangenti della vita, però accade spesso che questa sensazione, questa volontà di accentrare la scena possa eventualmente lasciare andare. Antonella non è assolutamente così, questo concept scritto a mani ne è un'assoluta evidenza. Io all'interno di questo libro ho trovato un amore sviscerato per la poesia, per le sensazioni d'amore su carta inchiostrata, perché chi scrive innanzitutto scrive per se stesso e poi spera ovviamente di piacere agli altri, ma quello zip, quel quid, quella situazione in cui nascono delle idee che poi teoricamente dovranno andare a inchiostrare la carta. Passaggi emotivi forti ma calibrati, intensi ma comprensibili e condivisibili dal lettore. Io ciò che noto in alcuni poeti, non assolutamente, non voglio denigrare nessuno, però vedo che talvolta alcuni autori tendono a essere il più stanco possibile, a scrivere in maniera più articolata e sensazionalistica per cercare di colpire il lettore. È un mio parere, condivisibile o meno, ma ritengo che chi scrive in modo semplice, ma soprattutto sa creare dei brividi sulla pelle, possa sicuramente avere il suo momento. E in merito di Antonella, sicuramente la naturalezza con cui compone, una sua dote spiccata, e a me piace definirla insomma, una donna nata per fare poesia. La sensazione che mi ha dato leggendo i suoi libri è proprio questa: il saper far volare chi legge, il lettore, con le parole. Lei sa fare poesia scrivendo, ma anche con la macchina fotografica. Queste sono alcune istantanee create, scattate da Antonella, poi vedremo in seguito alcune cose. Quindi io di Antonella posso dire che è eclettica, versatile e capace di stupire.
è un'attenta osservatrice dei nostri tempi e da questo punto di vista siamo molto simili, anche io quando scrivo, scrivo di questi tempi, non potrei mai scrivere del 1800 o del 1920, per me quando si scrive bisogna avere occhi sul mondo proprio, sulla terra che si calpesta, sugli odori che si sentono. E in questo volume a me hanno particolarmente colpito alcuni componimenti che sinceramente ti consiglierei di occhieggiare. Senza maschere, per esempio, è una delle mie preferite in assoluto, una denuncia impoverita di quella della società di oggi. L'essere o l'apparire, l'eterna diatriba. Ognuno di noi ovviamente ha un proprio credo, una propria modalità di vita, però ritengo che l'essere possa dare un elemento duro per poter condurre la vita di ogni giorno. Ma ripeto, non voglio entrare nella condizione dello stato mentale di ogni persona. Ribelle, con i motivi, io sono un Antonella ribelle da sempre, e poi sul campo web, credo che ormai internet sia entrato nella quotidianità di tutti noi, è un'attenta analisi molto profonda che secondo me ha colpito. E poi, insomma, complice la notte, io davvero vi consiglio di aprire libro e andarla non tanto a leggere, ma a osservarla, perché è una costruzione, o per meglio dire una decostruzione di quella che è la poesia. È scritta in una maniera molto particolare, con il concetto nodale al centro, diventa impossibile poterla spiegare e assolutamente da leggere. Allora io vado a chiudere questo capitolo dedicato a Attimi e Quasi della vita con una domanda all'autrice. Non voglio chiederti da che cosa trae ispirazione, perché questa è la classica domanda stereotipata che quasi tutti fanno, perlomeno un giornalista che intervista un autore fa questa domanda. Io invece voglio chiedere ad Antonella che cosa ti emoziona, che cosa ti fa vivere ancora oggi e ti permette di fare zampillare i tuoi versi. Parte della tua domanda e della tua risposta non sono collegate. Io scrivo solo dei miei attimi che riguardano me personalmente, che riguardano il mio mondo, che riguardano tutto ciò che ho intorno. Se qualcosa mi colpisce positivamente o negativamente, io ho bisogno di scriverlo. Questa cosa succede con la scrittura e mi succede con la macchina fotografica. La poesia che citava prima lui, come poesia veramente poco, però è incastrata, è visiva e da vedere. E da scrivere più che da leggere. Perché comunque la colonna, ad esempio, del libro Attimi si chiama Foetica, proprio perché è l'insieme di poesia e arte visiva, fotografia, che sono le mie due grandi passioni. Io non posso vivere senza la fotografia e da 2 anni a questa parte non posso vivere senza scrivere, ma scrivere i miei attimi. Tutti i miei attimi sono il padre della mia. Scrivendo così sono certa che non sono l'unica, tanti ci si possano riconoscere. Se questo succede, io ho già vinto la malattia, io ho già vinto sulla vita, ma se riesco a portare altri nel mio mondo, io ho vinto e sono felice così. Bene, allora, mentre Antonella si prepara, che ora avremo un excursus con alcune poesie e con alcuni video, ovviamente io qui la scaletta, non vado ad anticipare
nulla perché è una sorta di training visivo, quindi io ovviamente lascio la parola e il monitor alla dottoressa la quale saprà guidare. Riccardo, è stato bene tutto perché adesso ho gli occhi che spero non ci cadono. Non votare, non imprigionarti, brama, svela, sfoglia l'orizzonte, conquistalo. Ieri è tramontato, sfida il dolore, sfuggi i diretti nell'anima scolpiti. Non smarrirti, hai appresso e colto la strada indicata, non rivolgere la mente al tempo andato. Assapora e respira la vita.